Stanca, stanca, stanca e ancora oggi non ho fatto niente. Allora, ragazze, buonasera. Apro questo video chiacchiericcio completamente a braccio perché ho da dirvi un po' di cose con la frase del mio conterraneo Salvo Ficarra che dice stanco, stanco, stanco. Allora, a parte i capelli che mi vanno in bocca perché qua c'ho il ventilatore, non so quanto resisterò con questi capelli sciolti, vi volevo dire un sacco di cose. Allora, intanto, quindi questo è un video proprio chiacchiericcio, per dirvi tutto quello che vi devo dire. Allora, intanto stamattina, intanto no, oggi è lunedì pomeriggio, sono circa le 18. Però questo video ve lo caricherò domani, martedì, perché già per lunedì vi ho caricato un sacco di video. Vi ho caricato il vlog della mattina in silenzio, ASMR, che significa tutta una cosa. E comunque questi suoni, diciamo suoni della natura, suono anche del latte che si versa, di una bottiglia che si apre, sono suoni che fanno rilassare, dicono. Quindi io ho voluto provarne a farne uno. Non l'avessi mai fatto perché tutte, ah Marianna, la voce tua ci manca, ma che cos'è? Quindi, come dire, faccio mea culpa, però ragazze, vi dovete un po' modernizzare. Ci sono questi video che sono così. Comunque, quindi ora ci rifacciamo con la mia voce. Quindi vi ho caricato questo vlog silenzioso. Allora, molto spesso i vlog li devo caricare spezzati perché il mio telefono mi dice che non mi supporta questi file. Quindi ve li devo caricare spezzati. Quindi questa è la ragione per cui faccio prima parte, seconda parte, terza parte, d'accordo? Poi qualche volta si carica storto e non è colpa mia, è colpa delle funzioni dei telefoni che mi spunta, una volta mi spunta un programma, una volta mi spunta un'altra cosa e non ci può niente, ragazze. Quindi quando mi capita qualcosa del genere, girate il telefono e vedete quel pezzettino che è storto, però basta girare il telefono e l'immagine si raddrizza. E quindi questa è un'altra cosa. Poi vi ho caricato il video della passeggiata che ho fatto all'esterno del mio Lido, perché all'esterno del mio Lido hanno montato tutti questi chioschetti molto carini. E vi devo dire che quando io vado a mare e ce n'è pochi aperti perché c'è un caldo da morire, quindi in linea di massima questi chioschetti poi aprono la sera. Penso che dopo le 20 appunto apriranno, il sole tramonta, c'è un pochino di fresco, quindi sicuramente dopo le 20. Ieri ce n'era qualcuno aperto, erano tipo le 5 e mezza e vi ho fatto appunto questa passeggiata di questo posto. E quindi questo è un altro video, quindi il vlog, la mia passeggiata all'esterno del Lido. E poi vi ho caricato un video simpatico che è quello appunto della mia domenica sera. Ieri sera, dicevamo, appunto vi ho caricato il video della mia domenica sera, appunto ho fatto quella ricettina con la polpa del pomodoro. Poi ho fatto l'insalatina, vi ho fatto vedere l'apparecchiatura fuori con le tovagliette dell'arte del tessile, quindi vi ho caricato tutti questi video. Quindi questo che sto registrando ora ve lo caricherò domani, martedì 9 agosto. Ok, ragazze, quindi fatta, diciamo, questa premessa, vi dico che mi sono appena addocciata proprio 10 minuti fa. E ho resistito a non fare lo shampoo perché lo shampoo l'ho fatto ieri sera, però sapete ragazze che l'avrei voluto fare per lavare questi capelli sempre sudati. Comunque, quindi allora la premessa è questa e quindi con i video, ok, d'accordo. Quindi ora questo lo vedrete domani. Poi notizie su mio fratello. Allora, dopo avere passato insomma 2 giorni molto tosti, molto in pensiero, ora mio fratello, ve l'ho detto che non è Covid, è stato trasferito in un altro ospedale perché dove era lui era proprio Covid e poi c'erano sospetti Covid, quindi non avendo appunto l'infezione, è stato trasferito in un altro posto. In un altro posto dove c'è appunto il cibo che passa un po' meglio, perché anche questo è un aspetto, per carità.
Però naturalmente l'importante è che lo curino bene. E quindi questo è un altro capitolo, quindi sono un pochino più tranquilla. Questo mio fratello è il più grande di tutti, poi ho un altro fratello che ha qualche anno in meno e io sono la più piccolina. E questo mio fratello, quando io ero piccola, è sempre, insomma, quando io ero piccola stravedeva per me. E ora da grande naturalmente c'è l'amore, l'affetto grande di un fratello e io appunto di sorella verso di lui. E quindi sono un pochino più tranquilla con questo discorso che mio fratello sta un po' meglio. Lui è tosto però, è da rimproverare perché è il tipo che da una vita quando in estate sente caldo si mette sotto il condizionatore in mutande e tutto nudo. Quindi lui forse un poco se l'è un po' cercata. Poi che cosa vi volevo dire ragazze? Niente, oggi non sono andata al mare, domani penso che non ci andrò neanche perché so che il tempo non è dei migliori, però per fortuna basta che un po' rinfreschi, basta che un po' calino queste temperature, una temperatura normale estiva, che ne so, 30 gradi, 32 gradi massimo. Ok, poi che cosa vi volevo dire? Poi vi volevo dire che domani vi caricherò pure, no, domani aspettate ragazze, non mi fate confondere. Quindi oggi è lunedì 9. Ora io vi registro il video del Lidl, del giornalino del Lidl e occhio perché ho visto cose interessanti. Però ve lo carico sempre domani, martedì 9 agosto, va bene? È chiaro? Quindi oggi è lunedì, però questo video e quello del Lidl ve lo carico domani, che è 9 agosto. Poi che cosa dirvi? Ragazze, non lo so. Quindi vi ho informato di mio fratello, vi ho detto tutti i video che ho girato. Mi dispiace perché nel vlog quello così muto, tutte, oh Marianna, ma la tua voce dov'è? Vogliamo sentire la tua voce. Mi avete un po' tutte rimproverate, tra virgolette, perché evidentemente vi piace di più quando io parlo. L'altra volta una mi ha detto che sono logorroica, ma non mi pare di parlare troppo. Certo, è chiaro che quando faccio i video vi devo spiegare un po' quello che faccio, se faccio un video haul vi devo dire i prezzi, le taglie, dove le ho comprate, quindi non mi pare proprio di essere logorroica. Comunque, vabbè, ragazze, io accetto tutte le critiche, naturalmente, che vi devo dire. Però questi vlog muti non li avete graditi perché quindi in maggioranza, diciamo che il 99% delle persone che guardano i miei video preferiscono la mia voce e preferiscono che io parli. Va bene ragazze, che cosa dirvi più? Quindi facciamo un riepilogo, mi raccomando, non perdete d'occhio per ora il mio canale perché vi sto registrando un sacco di video e ve li sto caricando. D'altronde io ve l'avevo detto che ad agosto se avessi fatto qualcosa avrei staccato un poco, però ragazze fino a quando io sono a casa, fino a quando ho qualche cosa da raccontarvi o qualche cosa da farvi vedere, io appunto carico i video e ci vediamo e parliamo. Va bene ragazzi, allora a questo punto io vi saluto, vi ricordo sempre, questa è una premessa che faccio all'inizio, ora lo sto facendo alla fine, vi ricordo sempre che quando passate dal mio canale, che è Marianna Lady Pink, trovate video chiacchiericci, trovate video di pulizie, trovate video haul, che sono appunto quei video dove vi faccio vedere quello che compro, trovate ricettine. Trovate make-up, perché mi piace molto il make-up, anzi oggi proprio ho fatto la doccia, mi sono pettinata e ho messo un po' di rossetto e poi basta, nature, tanto sono nera, abbronzata, abbronzatissima. Va bene ragazze, quindi vi ripeto quello che trovate sul mio canale, un po' di tutto, un po' di argomenti vari. Per il gossip, con il gossip siamo ancora là, quindi Ilaria e Blasi ormai completamente separati e questa proprio è la notizia, la coppia che è scoppiata quest'estate, ne è scoppiata un'altra, ve l'ho detto, quella di Claudio Amendola e Francesca Neri, mentre quella di Belen e Stefano De Martino
è più forte, più unita e più affiatata che mai. Mi sa che ci scappa il terzo figlio per Belen e il secondo per Stefano De Martino. Qualcosa mi dice così. Va bene, ragazze, ok, vi mando un bacio. Mua!